Questa settimana ci spostiamo di paese cambiando però solo una lettera. L'Iran diventa Iraq. Negli ultimi 10 giorni vari osservatori internazionali sono stati presi di sorpresa dall'avanzata dell'ISIS o ISIL, un'organizzazione ombrello di varie organizzazioni sunnite, sia estremiste come anche organizzazioni che si rifanno al defunto Baath iracheno, ha conquistato la seconda città dell'Iraq, ovvero Mosul. Perché questa settimana parliamo di Iraq? Perché da un punto di vista geopolitico l'Iraq è una nazione chiave per l'Iran. Storicamente il governo iraniano, qualsiasi governo iraniano, ha interesse che a Baghdad ci sia una nazione amica. In questa prospettiva, questa avanzata che abbiamo visto in queste ultime 2 settimane pone una questione strategicamente molto importante al governo iraniano. Negli ultimi 10 anni il governo iraniano è diventato uno dei principali partner economici e politici del governo iracheno. L'interscambio fra le due nazioni è stimato sui circa 12 miliardi di dollari e le relazioni non sono legate solo in ambito economico, ma spaziano su tanti campi, da quello religioso. Due delle città più importanti della fede sciita, ovvero Najaf e Karbala, sono situate in territorio iracheno, come anche da un punto di vista culturale. Dopo la conquista della città di Mosul, gli stessi capi dell'ISIS hanno dichiarato di voler marciare su Baghdad. Qualora questa dichiarazione fosse vera o fosse fattibile, questa questione creerebbe un problema consistente al governo iraniano, ma anche e soprattutto al governo statunitense. Di conseguenza che succede? Succede che, di fronte a un pericolo comune, si possono aprire dei nuovi ambiti di cooperazione fra i due oramai forse passati arcinemici in area regionale, ovvero gli Stati Uniti e l'Iran. Ambedue le nazioni hanno interesse a tenere un Iraq unito, ovvero un Iraq che non sia diviso su linee etniche o settarie, e hanno interesse che organizzazioni estremiste sunnite non possano contagiare i propri confini e i confini delle nazioni amiche. Bisognerà ricordare come la sigla ISIS o ISIL significhi Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, o in alternativa come traduzione del Levante. La parola Levante in arabo, Sham, non descrive per molti di questi estremisti sunniti semplicemente la Siria, ma include anche la Palestina storica. Per cui un ipotetico califfato sunnita che si estenda dal confine iraniano fino al Mediterraneo includerebbe anche lo Stato di Israele, e questo potrebbe essere un problema fondamentale per gli Stati Uniti e per gli alleati regionali degli Stati Uniti. Di conseguenza, come delle voci che sono state poi portate dal Wall Street Journal o comunque da varie testate, possono vedere in un futuro magari di medio termine una possibile convergenza strategica nella regione. Nel 2006 gli iraniani e gli statunitensi cooperarono assieme per cercare di non esasperare la situazione di guerra civile che si era creata in Iraq. Ed è verosimile che oggi, di fronte a un nemico comune, ad ambedue le cancellerie e le due nazioni, si possa arrivare a un'alleanza informale in sito. Si stima che già ora ci siano dei consulenti militari iraniani in loco che stanno aiutando le forze armate irachene a difendersi alla controffensiva. Il capo della Brigata al-Quds, il generale Soleimani, considerato in Iran ma come anche in tanti altri paesi del Medio Oriente una sorta di eroe, è andato a Baghdad per coordinare questi sforzi. E anche in sede di Senato statunitense ci sono varie voci che però potrebbero portare a concedere quello che al-Maliki ha sempre chiesto agli Stati Uniti, ovvero l'uso di droni armati nei confronti appunto di questi estremisti sunniti. Concludiamo quindi notando come gli ambiti di cooperazione fra gli Stati Uniti e l'Iran non siano legati soltanto alla questione nucleare che abbiamo finora varie volte analizzato, ma che in ambito medio orientale i vari tavoli sui quali le due nazioni possono cooperare sono molteplici. Non solo l'Afghanistan, non solo la questione nucleare, non solo l'equilibrio del Golfo Persico, ma anche, come visto in questi giorni, la situazione dell'Iraq. Questa settimana vi lascio con una domanda in tema. Secondo voi, perché Iran e Iraq hanno due nomi così simili?